Bella raga e benvenuti in questo altro video di Poppy Playtime capitolo 1. Come potete vedere ho riportato il gioco e oggi lo completeremo assieme. Yay! Allora, prima di tutto sono ancora qui su. Dobbiamo andare là. Vabbè, comunque dobbiamo completare questo minigioco. Allora, andiamo qua. Portiamo il coso là. Poi dobbiamo andare di qua, ragazzi, sto ragionando come non mai. Portiamo il cosetto, prendiamo il ciccetto, torniamo indietro. Poi prendiamo questo così, poi lo rimettiamo così. Torniamo subito giù e mettiamo l'energia. Bello, bello, raga. Oh, ma che sta succedendo? Sembrava la dinamite di Dynamite di Brawl Stars. Vabbè, comunque adesso andiamo a sconfiggere anch'io, perché io lo voglio morto quel giocattolo, lo voglio morto. Ma anche voi, secondo me, alcuni secondo me lo vogliono anche loro, ma io lo voglio più di tutti quanti, perché mi fanno un sacco di jumpscare e me lo sogno una notte, ecco, me lo sogno una notte, ragazzi. Quindi attiviamo. Oh mamma mia, che infarto. Devo attivare le leve. Vai leve, attivatevi. Aspetta, ma questo è Catby, amica mia. No, aspetta, non mi dire che succede qualcosa con la macchina. No, mi aggrappo a te. Infarto 100%. Ma vieni qua. Ma perché tutte le macchine di questo posto devono avere degli occhi? Ma è stata colorata la nostra cattiva. Ciao. Ah! Madonna. Questo ma mi segue con lo sguardo? Sì, mi segue con lo sguardo. Mi metti in ansia, però. Io sto così dritto. Poi mi segue con lo sguardo lui. Molto inquietante. Ma ci manca Buggy. Ma ci metti pure tu? Vieni su. Su. Vieni qua. L'ho presa, Catby, adesso ti rapisco. Non vedrai mai più tua famiglia. Ok. Nessuno può andarsene senza un giocattolo. Io posso. Prendiamo. Oh, cavolo! Ciao, Aghi. Ciao, Aghi. Oh, cacchio. Di qua. Ciao. Ne scappo. Ok, dove sto andando non lo so. Comunque andiamo, dai. Non sbrigarci. Io, ragazzi, ho già giocato il capitolo, quindi so già dove dobbiamo andare per sfuggire a lui. Quindi, se vedete che faccio molto bene, è solamente perché io ci ho già giocato al capitolo. Quindi, so già dove devo andare, cosa devo fare, aiuto. Però, ragazzi, non credete che non sia inquietante. Io sto morendo dall'inquietudine. Aiuto. Aiuto, corri. Non guardare dietro che c'è un pupazzo assassino che ti vuole ammazzare. Non guardare mai dietro. Ok, corri. Ok, corri. Oh, cacchierola. Muoviti, apriti. Dai. Ok, corri. Corri più che puoi. Corri. Corri, cavolo. Nut. Oh. Che devo fare? Oh, la scatolina. L'hai buttata a terra. Anzi, no, volevo dire godo. Ragazzi, abbiamo vinto. Abbiamo sconfitto Aghi Waghi. Adesso chi sorride, eh? Adesso chi sorride. Come se non mancasse. Mi dovevate prendere un altro infarto con sto fiore gigante. Ragazzi, non ci posso credere. Abbiamo sconfitto Aghi Waghi. Wow. È stato terrificante.
Credo che non giocherò a Poppy Playtime per un bel po'. Comunque so che è uscito pure il capitolo 2, da un pezzo lo so. E forse giocherò anche a quello, forse, se non mi farò prendere un altro infarto. No, run danger, turn around, go back, no, stop. Ma dici semplicemente non andare, perché devi scrivere tutte ste robe? Salve. C'è nessuno qui? Le lampadine sono molto carine, ma i muri mi mettono in ansia. Un'ansia incredibile. Perché c'è la canzoncina? Una porta? Armadio, levati! Non entrarci! Aiuto, io ho paura di quello che posso trovare qua dentro. Poppy! Poppy bella! Ciao, Poppy! Ti libero! No, non ho fatto niente io! Non ho fatto niente! Ragazzi? Non ci credo. Abbiamo vinto il capitolo 1 di Poppy Playtime! Ragazzi, so che il video è durato poco, ma era tipo una virus di quello che non avevo fatto quando l'avevo iniziato a giocare. Quindi mi dispiace che se il video è durato un po' troppo poco, ma il gioco è finito così, che devo farci io. Quindi ragazzi, vi saluto. Ciao ragazzi!